È tutto inutile, sforzi inutili, cambi modulo, ti impegni, soffri, prendi traverse e loro vincono così. Può capitare, può capitare, ma non può capitare sempre. Un momento, è da inizio stagione, un momento. Ora corre Musa, lanciato, Musa a tu per tu con Cavaliero, non può sbagliare, Musa! Per il 2-2, il Leicester c'è! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con questo nuovo episodio di Carriera. Se non sbaglio è il 10° episodio, quindi siamo andati in doppia cifra. Poi si scoprì che ho sbagliato clamorosamente, quindi non è mai doppia cifra. Però dovrebbe essere il 10° se non ricordo male. Settimana scorsa avete visto ben 2 episodi assieme a Rudy Zlatan. Sono contento, come al solito in compagnia del bomber Zlatan, vi siano piaciuti molto. Oggi, signori, chiuderemo il 2016 perché andremo a giocare 3 partite, anzi 4 partite, pardon, contro il Bournemouth, lo Stoke City, l'Everton e il West Ham, che abbiamo già affrontato in Coppa di Lega venendo eliminati tra l'altro. Poi vi spoilerò questa cosa, non è ancora certo, cioè non c'è nulla di certo, però vorrei fare una live nel prossimo episodio, quindi ditemi se vi può piacere l'idea, una live magari proprio in compagnia del bomber Zlatan, in cui ci faremo tutto il mercato di gennaio, quindi con acquisti tutti insieme, e magari ovviamente concorderemo il giorno, la faremo, passeremo un bel pomeriggio tutti assieme. E magari appunto ci finiremo tutto il mercato, cioè proveremo a dedicarla a tutto il mercato di gennaio. Tanto in una live penso che si possa anche fare questa cosa. Credo che siamo un po' a rilento anche con il Leicester, oltre che con la carriera, siamo un po' a rilento in classifica. Dobbiamo vincere, anche se forse siamo sulla strada giusta, dato che abbiamo visto molti miglioramenti dai precedenti episodi. Però oggi, invece di guardare la classifica, vorrei farvi vedere una cosa che abbiamo visto poco fino adesso, ovvero la classifica sì, ma quella dei marcatori. Perché stavo vedendo prima che il nostro Islam Slimani, che tra l'altro ora sta giocando di meno in quanto infortunato, che però ha giocato molto all'inizio stagione, ha segnato addirittura più di Zlatan Ibrahimovic. E questo non è un dettaglio, non è un dettaglio da nulla. Il primo comunque a 8 gol è Agüero, seguito da Lanzini, Rondon e poi appunto il nostro attaccante ex... dove ha giocato questo? Sporting Lisbona. Quindi, senza dilungarci oltre, avanziamo con il calendario, andiamo a giocare contro il Bournemouth per questo primo scontro dell'episodio. Intanto, Bellerin non si sente pronto, però nel precedente episodio, anzi 2 episodi fa, abbiamo praticamente riscoperto un terzino come Simpson, che è anche andato in gol. A few moments later. Andiamo a giocare contro il Bournemouth, l'ho detto tipo troppe volte. Al volo vediamo la posizione classifica di un Bournemouth che sta sorprendendo tantissimo, perché al terzo posto. E io prima di guardare la classifica avrei pensato a una partita totalmente diversa. E invece, udite udite, giochiamo con il nostro Leicester, campione d'Inghilterra, al 14° posto contro un Bournemouth che è al terzo. Quindi sarà una grandissima partita, si gioca comunque per gioia del Leicester. No, manco se gioca in casa. E quindi si gioca da loro, sarà un partitone molto complicato, però daremo il massimo. Squadra in campo al Vitality Stadium per questo scontro della 16ª giornata di Premier League tra Bournemouth e Leicester. È una partita molto difficile, l'abbiamo commentato già nel pre-gara, in quanto loro sono terzi e quindi in zona Champions. Noi invece dobbiamo recuperare tante posizioni, però forse ci riusciremo, o comunque possiamo iniziare a intraprendere questo percorso che già abbiamo cominciato a intraprendere precedentemente, qualche episodio fa, nel senso che il gioco ha cominciato, il Leicester ha cominciato ad assumere una propria fisionomia in campo. Siamo una squadra che molla nulla praticamente agli avversari, l'abbiamo visto anche ultimissimamente contro il Manchester City al King Power Stadium. Ancora Slimani, fuori per All Brighton, palla per Mendy che può provare il destro, Mendy con deviazione, la palla è sul fondo, la deviazione è stata di Jamie Vardy, primo squillo dell'Leicester. Quindi Vardy ritorna indietro, ma consegna il pallone a Wilson. Errore del numero 9. E allora attenzione a Wilson, dentro per l'inserimento di Gosling, che porta in vantaggio il Bournemouth. Errore di Jamie Vardy che assomiglia all'errore di Capucca contro il Manchester City. E questo è il motivo per il quale il Leicester è la seconda peggior difesa della Premier League, perché la metà, minimo la metà dei gol che prendiamo, li regaliamo agli avversari. 1-0 e adesso sarà veramente difficile tornare in partita. Si inserisce, la porta Chiloup, si infila molto bene, poi va da Vardy, dalla parte opposta, Vardy sul destro, prova a calciare, la risposta di Federici.
Poi la palla resta lì perché Keita va in pressione. Il colpo di testa, rimettere dentro per Slimani che l'appoggia, traversa di Slimani clamorosa dopo il tocco di Federici. Il Leicester ha avuto una palla gol colossale, anzi due nel giro di 30 secondi per pareggiare la partita. Prende Wilson male, la palla allora consegnata ad Albrighton. A rimorchio per Amarty, pensa al destro, lo fa partire! Pallone alto sulla porta di Federici, ancora Leicester, pericoloso al 43esimo. Con Pug che si appoggia a Gradel, esce su di lui Hutt e lo fa nel migliore dei modi perché gli porta via il pallone. Vardi nello spazio per Keita, dalla parte opposta c'è Slimani, che è solo, Slimani con il destro! Il pareggio dell'Leicester alla firma con il settimo centro stagionale di Islam Slimani al quarto d'ora della ripresa. Grande azione di contropiede dell'Leicester avviata da Hutt, finalizzata dal numero 19 che fa 7 in campionato. Segno c'è Junuzovic molto bene, adesso è tutto un altro Leicester, è tutta un'altra partita. Junuzovic a rimorchio, sta arrivando Vardy! Geni! Capovolta la situazione al Vitality Stadium, Bournemouth 1, Leicester City 2 nel giro di un minuto. Il destro sotto al 7 di Jamie Vardy che fa 2 a 1. E allora è tutta un'altra partita adesso. Al 63esimo Vardy, al 60esimo Slimani, dopo il gol di Gosling nel primo tempo. Colpo di testa di Wilson! 2 a 2. Pareggiato immediatamente il Bournemouth col numero 20, la palla inattiva. 2 a 2. Gran colpo di testa con Schmeichel che stava rientrando in porta. Quindi difficile, ma comunque bella partita. Siamo al 65esimo, 4 gol, 2 per parte. Palla al limite per Wilson che allarga. Wilshere, sinistro, bravissimo a chiudere. Penso sia stato Schlupp proprio. Dietro, ma attenzione all'errore difensivo. Allora Slimani col tacco. Sta arrivando Junuzovic dentro da Vardy. In rigore, Vardy rientra, può calciare. Va in porta, non ci credo. Se l'è divorato. A 9 dalla fine. Jamie Vardy. Ha graziato così il Bournemouth. Federici ci aveva rinunciato, è restato fermo, immobile. Pug in verticale. Ha capito tutto Hutt che intercetta. Quindi c'è Keita che deve andare velocemente in verticale. Lo fa per Musa. Attenzione a Musa, possibilità per il Leicester. Musa rientra ancora. Al centro c'è Vardy. Pallone scavato per Keita. Non ci credo, non è vero. Arrivava in corsa Keita e poteva tagliare le gambe al Bournemouth. Seconda palla gol clamorosa negli ultimi 10 minuti per il Leicester. Guardate qui. E Marconi non ci crede, giustamente. Finisce qui 2-2 tra Bournemouth e Leicester. Partita bellissima comunque alla Vitality Stadium. Nonostante questo, il Leicester poteva vincere. È un pareggio preziosissimo questo perché arriva contro la terza in classifica. Li fermiamo e abbiamo rimontato. Soprattutto eravamo sotto 1-0, ma ci siamo poi fatti rimontare. Il Leicester che ha avuto due palle gol clamorose nel finale, prima con Vardy, poi con Keita Balde. Dal punto di vista della prestazione, tanta roba, anche perché giocavamo in trasferta contro, ripeto, la terza in classifica. Non è facile, soprattutto su FIFA 17, dove appunto per una questione di realismo imporre il tuo gioco è sempre più difficile. Guardate le statistiche, il possesso palla leggermente a loro, per il resto, bel Leicester. Quando vedi la neve cominci a pensare a un clima più natalizio e quindi cominci a fare due conti. Capisci che dopo 16 giornate di Premier League il Leicester ha sì sofferto ma anche trovato, la sta trovando ultimamente, una propria fisionomia. Il gioco c'è, i risultati ancora steccano. Di per Mahrez, dentro ancora per Drinkwater, movimento da parte di Slimani, verticalizzata subito la palla per Slimani. Con il sinistro la risposta di Leca in calcio d'angolo. Primo squillo dell'Leicester. Zona tiro, c'è Mahrez a sostegno. Mendy può provare, poi viene caricato alle spalle da Imbula, che deve stare tra l'altro attento perché è già ammonito. Poi Morgan, dentro per Slimani. C'è il movimento da parte di Vardy, servito sul secondo palo. Vardy la gira in porta e Leca nega ancora la gioia del gol all'Leicester. Palla in calcio d'angolo, molto meglio le Foxes. Parte il destro di Mendy. Vardy. E poi calcio di rigore. Sul colpo di testa di Amarty, calcio di rigore, un fallo di mano e chance per il Leicester perché è penalty. Parte Mahrez! Sotto il braccio di Leca, che aveva intuito, ma non basta. È passato il Leicester dopo 20 minuti, 1-0 allo Stoke City Stadium. Mahrez la gira per la Drinkwater, che può attaccare centralmente, ha molto campo per avanzare. Drinkwater lo prende tutto, poi a sostegno c'è Amarty che si inserisce. Anche Vardy al centro, Amarty da un'occhiata in mezzo, sta arrivando Vardy, anzi è Drinkwater! Che spacca la porta e fa 2-0 e poi esulta così, si presenta il raddoppio dell'Leicester. Nel giro di pochissimi minuti, qui è arrivato al rimorchio e ha buttato giù la porta. Leca neanche l'ha vista. Destro secco, Stoke City 0,
Leicester 2. Ci mette il fisico, la Nainggolan, Slimani per l'inserimento di Jamie Vardy, al limite Vardy vuole inventare, finta e controfinta, va dentro da Mahrez! Leca a dir di no. Che number da parte di Jamie. Va Mahrez, la fa girare, Slimani non la prende, poi Alexandro! Mamma mia! Finisce il primo tempo, ha provato il colpo da 10 e lode Alexandro, con una rovesciata splendida esteticamente, col pallone che si spegne sul fondo, si chiude il primo tempo, quasi solo Leicester in campo, 2-0. Che ha sbloccato la partita. Adesso vorrei per Alexandro. Chiede al centro. C'è Vardy che sta arrivando. La palla è per Jamie. Che la cicca. Che peccato. E che occasione per il Leicester. Possibilità del KO. Colpito malissimo. Vardy. Sta a Martì. Si appoggia a Marez. C'è ancora Musa che può ricevere. Così fa. Poi c'è anche Capucci che al limite. Prova ad inventare il destro a giro. Prende il palo e Slimani segna il gol dello 0-3. 8 in campionato. Secondo gol di fila, segna sempre Islam Slimani. Da Capucci. Sceglie ancora l'opzione Slimani, attenzione a Slimani, rientra Slimani in zona tiro, vede dalla parte opposta Musa che segna un gol bellissimo. Ahmed Musa esulta così. Dab e 4-0. Il Leicester cala il poker, golasso del nigeriano. Ormai pensavo non entrasse più quel pallone perché ha aspettato tantissimo, si è defilato forse troppo, ma poi pesca l'incrocio dei pali e chiude così la partita, 4-0 il palleggio. Poi in uscita il Leicester con Mendy, stavolta finisce per davvero, straripante il Leicester allo Stoke City Stadium, la vittoria è per 4-0 contro la squadra di casa sotto la neve della 17ª giornata di campionato. Leicester che vince una partita molto importante e finalmente convince anche dal punto di vista del risultato. Era fondamentale, lo stavo dicendo in telecronaca, vincere una partita in questo modo dopo che ne avevi giocate tante bene, ma che comunque non avevano convinto dal punto di vista della prestazione, quella dal punto di vista, scusate, del risultato, perché c'era stato il pareggio col Manchester City, il pareggio di domenica scorsa, e quindi ovviamente è importante che riuscire a ottenere i 3 punti in questa maniera. Oggi col 4-0 ci siamo riusciti. Nel giorno di Santo Stefano, il Leicester in casa al King Power Stadium è chiamato alla prova di maturità. Deve battere l'Everton e ottenere la seconda vittoria consecutiva. Per chiudere bene il girone d'andata ci sarà questa partita e quella contro il West Ham, le ultime due, e poi bisognerà onorare il girone di ritorno, impegnarsi al 110% per scalare una classifica che ci ha aspettato, ma non troppo. Bellerin stava partendo senza palla Vardy, Bellerin però si fida di se stesso e va da solo. Poi Amarty, il movimento di Slimani dalla parte opposta sta arrivando anche Drinkwater, che ha caricato il sinistro, ha mostrato di avere un buon tiro contro lo Stoke, trovando un gran gol. In sinistro di Marezza, sulla testa di Hoot, Jordan, che c'è Drinkwater, poi Amarty, di prima per Vardy, che si infila, attenzione a Jamie che vuole inventare, va sul sinistro, calcia in porta e non la trova. Tutto buono, tutta la preparazione ottima, la conclusione pessima però. Leicester che ci sta deliziando di ottime giocate, adesso di testa Marez sulla linea del salvataggio, quella palla non entra in porta. Il Leicester ha avuto una palla gol colossale, solo 0-0 al King Power Stadium, grande Leicester. Manca il gol però per Mendy. C'è fuori Drinkwater. Ancora Mendy. Pensa al destro. Calcia con deviazione. Calcio d'angolo. Il primo della ripresa. Sopposta c'è Alexandro. Lennon prima di lui. Ingenuità qui grossa come una casa dell'Leicester. E allora attenzione alla corsa di Valencia. Linea di rigore con il destro. Schmeichel. Che paura. Ogni volta che sbagliamo qualcosa ci può costare carissimo. Parte Miralles sul primo palo. Mette giù Valencia. Ora Miraglia sta a rimorchio, Valencia mette il cross, Schmeichel non si fida della presa e poi arriva il destro di Williams sul fondo. Ancora Everton. Quindi Bolasi nello spazio, posizione regolare di Niasse. È fuori gioco, anzi, fuori gioco, meno male. Meno male. Eh no, perché sarebbe stata una beffa clamorosa per le Foxes. Pronto Langton Baines. Il sinistro, linea di rigore, Barkley prova a lottare. Ut fallo. Ancora calcio di punizione. Dal limite con Baines, che tra l'altro è un tiratore. Va Baines! Schmeichel l'alza sopra la traversa. Direi che le speranze di vittoria sono pari a zero adesso. Dobbiamo più che altro non perdere la partita. Il cross di Miralles all'interno dell'area. Jimenez, la palla resta lì! Sulla linea! Poi non ci credo! Non ci credo! L'Everton in vantaggio
col gol di Barkley al 94esimo. Il calcio è strano. Il calcio è strano. Ha giocato praticamente solo il Leicester per 80 minuti. Negli ultimi 10 non riuscivamo più ad uscire. E adesso addirittura arriva il gol dell'Everton. Non ci credo, ragazzi. In mischia, carambolesco, fortuito. L'Everton in vantaggio. Il gol arriva proprio all'ultimo istante. Un gol che spezza tutto l'entusiasmo di un Leicester che adesso torna a rivedere i fantasmi dei mesi precedenti. La regia qui ha insistito su Bellerin, però non è neanche colpa sua alla fine, perché non possiamo dare a lui le colpe di un mancato salvataggio sulla linea, quando davanti oggi siamo stati molto superflui, come si suol dire. E quindi 0-1 il 26 dicembre. Abbiamo perso 3 punti clamorosi, sembravano fatti dopo un quarto d'ora, e adesso conta troppo la partita contro il West Ham. Il 2016 è stato l'anno dell'Leicester, è stato un anno in cui la favola è diventata realtà. Un Leicester che nessuno conosceva, che non aveva mai vinto nulla di importante sotto la guida di Claudio Ranieri, ha scritto la storia in Premier League, ha vinto il campionato e per la prima volta nella sua storia si è qualificata in un girone di Champions che ha anche vinto, qualificandosi così agli ottavi. Il 2016 però si sta chiudendo meno bene, come era prevedibile, perché comunque il Leicester rimane quella squadretta che in Premier League ti può vincere un anno, teoricamente, e poi non più. Noi vogliamo dimostrare il contrario, ma sappiamo che è difficile, lo abbiamo testato in questi primi 6 mesi. Oggi pensiamo solo a chiudere bene l'anno e il girone d'andata, e poi onoreremo quello di ritorno. Dal King Power Stadium di Leicester, le Foxes ospitano il West Ham. Buon pomeriggio. Il West Ham che comunque è un avversario molto scomodo, lo abbiamo visto anche in Coppa di Lega, nella Capital One Cup, dove siamo usciti al primo turno proprio contro questa squadra. Ma attenzione subito al palo colpito dal West Ham, che va in vantaggio con Payet. 5 secondi fa ho detto il West Ham è un avversario scomodo, 5 secondi dopo lo testimoniano. Payet fa 1-0. Payet, cross che gira tantissimo, palla che resta lì, bucano tutti e arriva il 2-0 di Kouyaté. Hanno bucato veramente tutti, ma poi non si sa perché hanno sempre la meglio loro. Raddoppio del West Ham al 16esimo e notte fonda per il Leicester. Ancora Zaza fino in fondo, non lo prendono. Lanzini al limite, poi Obiang fino in fondo. Schmeichel, ragazzi, buongiorno, staremo giocando una partita di Premier League. Attenzione a Obiang, ancora lui al limite. Obiang allarga per Feguli, che rimette dentro la palla. Perché è diventato una bomba? Non ci credo. Come stracazzo è possibile? Io sono basito. Ma che cazzo è successo? Ma perché? Si è fatto una canna abbastanza pesante Schmeichel prima della partita. Perché non se può. Che... Ma io non c'ho parole. 0-3. Vabbè. Poi Vardy, attenzione a Gemi, in area di rigore, fino in fondo, Vardy per terra, calcio di rigore. Fallo su Vardy e calcio di rigore. Parte Vardy! Arriva il gol dell'1-3. La firma è di Gemi Vardy. Corto per Zaza. Allontana Amarty. Fa bene, senza badare allo spettacolo, perché qui di spettacolo ne abbiamo già visto abbastanza dopo quello che ha combinato Schmeichel poco fa. Finisce qui un primo tempo pazzo al King Power Stadium. Il Leicester è in vacanza, evidentemente, già con i Pandori e Babbo Natale. Il West Ham intanto gioca a calcio. Per Slimani, a sinistra per Junuzovic, in aria, rientra Junuzovic, chiuso, poi ancora Slimani sul fondo. Siamo 1-3 sempre, non è cambiata la situazione a Leicester. Intanto Junuzovic riesce a ripartire, scambia con Slimani, quindi può correre Junuzovic. Feguli lo ha ripreso clamorosamente. Corrono 3 volte di più loro, a meno che non si sono dopati prima della partita, non so che dire. Musa. No, niente. Cioè, è arrivato quello di quest'anno, ha detto vabbè, levete, sì, che io intanto vi ho palla, te gioca quando vuoi. Finisce qui.
Finisce l'agonia a Leicester con la vittoria. Vabbè, no, non si può dire che hanno vinto la partita, dai. Con la sconfitta dell'Leicester in casa contro una squadra normalissima, che oggi è diventata Real Madrid per un giorno. Obiang con le finte alla Ronaldo, fantastico. È stata una cosa proprio. Penso di aver visto la partita più brutta in vita mia. Ne ho viste tante, ve l'assicuro. Però io la chiuderei anche qui, quindi, cioè. Non è che sto incazzato, raga, tranquilli. Non, proprio. L'ho presa anche con filosofia, non so se avete notato, però. Ogni tanto la filosofia implica questo alzare la voce, girare intorno ai concetti. Vabbè, comunque è finito il 2016 e fidatevi che è meglio così. Io vi do appuntamento al prossimo episodio, signori. Non so quando uscirà perché io questo lo sto registrando un po' prima che esca. Già lo so. Come vi dicevo all'inizio, ditemi nei commenti se volete una live per il prossimo episodio, per il mercato. E niente, fatemi sapere tutto qui sotto. Io vi do appuntamento ovviamente al prossimo episodio, ai prossimi video in settimana. Lasciate comunque un like se questo vi è piaciuto, se non lo siete già iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo appunto con i prossimi video. Ciao ragazzi!